Salve a tutti i frizzanti e benvenuti in questo nuovissimo video, sono Mr. Electric ed oggi ragazzi eccoci qui in un nuovissimo trailer di action di un nuovissimo trailer di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Ragazzi, mancano 23 giorni all'uscita di questi due titoli di nona generazione e quest'oggi abbiamo un nuovo trailer di questi due giochi. Un trailer prettamente inerente a comunque la festività prossima, ovvero quella di Halloween, e infatti quello che vedremo, e quello che avrete anzi sicuramente visto, è appunto un nuovo Pokémon di tipo Spettro, che io ragazzi conosco già perché ovviamente nell'andare nel canale ufficiale Pokémon italiano e non solo, ovviamente la miniatura spoilerà tutto. Dalla prossima volta, eventualmente se ci dovesse essere un prossimo trailer, faccio la reaction anche alla miniatura. Io ovviamente sto registrando dopo che è uscito il trailer, dopo 4 ore più o meno, perché ovviamente non ho potuto vedere il trailer nel momento in cui è uscito. E ragazzi, sono usciti in realtà due nuovi trailer. Andiamo a vedere prima il primo, anche se insomma è per scoprire Pokémon in maniera più figa, potremmo anche non vederlo, ma lo andiamo a vedere per completezza. E questo primo trailer si intitola: è stato avvistato un nuovo Pokémon di tipo Spettro a Paldea. Ha senso per comunque l'Halloween che si sta avvicinando. Una studentessa di Paldea ha appena caricato questo video della sua missione alla ricerca di Pokémon di tipo Spettro. Ok, questo se non sbaglio dovrebbe essere anche il primo Pokémon di tipo Spettro. Dopo andiamo nella wiki di Pokémon, il sito ufficiale di Pokémon, e sicuramente magari mi ricorderò. Allora, sono in missione per conto, vabbè, doppia, quindi insomma, una cosa che si spera avvenga in un futuro gioco Pokémon, una cosa a quanto pare troppo difficile, ma vabbè. Ok, club dei Pokémon Spettro dell'Accademia Arancia. Ok. Giustamente ansiosa perché in questo posto solo lei. Oh, c'è un Mimikyu. Ok. Gengar. Geme nervosamente. Eccolo qua. Non è una normale candela. Oh, che carino. Che carino. Molto carino, ragazzi. Assomiglia a Zero, più o meno, di Nightmare Before Christmas. Carino, dai. Molto carino. Bellissimo. Cioè, ragazzi, se facessero veramente delle animazioni del genere nel gioco Pokémon, sarebbe eccezionale. Andare in cerca di Pokémon di tipo spettro ti toglie proprio le energie. Ok. Ancora. Sì, ragazzi, lui ci avrà un'evoluzione. È un Pokémon che avrà una o due evoluzioni addirittura. Ok, è svenuta? Ah, bellino! Oh, carinissimo! Ragazzi, è proprio figo come Pokémon! Bellino veramente! Ovviamente, come sempre, la The Pokémon Company, quando fa questi trailer, si concentra più su questi trailer che per il gioco completo, un altro po'. Però, vabbè, ragazzi, comunque questo è anche un modo per far alzare e mantenere soprattutto l'hype per appunto l'uscita di questo gioco. Ragazzi, andiamo a vedere subito il secondo trailer, visto che comunque, insomma, lo analizzeremo direttamente qui. Graveheart, il Pokémon Cantasma, che potrebbe derivare Pokémon Candela più Fantasma, in questo caso, infatti ne aveva una candela in testa, un Litwick praticamente unito a un cane in sostanza. E ragazzi, a me piace, mo vediamo anche l'artwork che non ho visto, non ho visto, almeno quello non l'ho visto. Vediamo anche l'artwork e poi ragazzi capiremo un po' da dove proviene anche il suo nome e anche il tipo, l'abilità, mosse speciali se eventualmente ne ha. Ok, ragazzi, i modelli comunque mi sembrano essere davvero tanto migliorati, eh. Ci sono sempre poligoni, ok. Però sembra proprio Litwick, invece no, si nasconde sottoterra. Ok, eccolo. Graveheart, ok. Bello, l'artwork è bello, però non lo so. Mi piace di più il modello per questa prima volta. Non lo so, rende di più. L'artwork mi sembra un po' più spento come colore, ok? Che ci sono le ombre. Però non lo so, è bello. A me piace come Pokémon, sincero, raga. Bel Pokémon tipo Spettro, soprattutto se diventa tipo, farvi un esempio, Gazlord, va, più o meno mi ricorda la mascella, quella di Gazlord, oppure un misto con tipo come Dusk Noir, in un certo senso, comunque tipo Spettro puro. Ok, bello, bello, questo è il modello in game, molto carino ragazzi, è figo, è figo, adesso mi ha tipo una sorta di barboncino francese, dovrebbe essere. Ok. Scava sottoterra e lascia questa candela da fuori, ok, sembrano effettivamente dei Litwick.
Ok, ragazzi, allora andiamo direttamente sul sito, visto che ovviamente già ci siamo. Sì, primo Pokémon di tipo spettro. Sì, sì. Allora, Graveyard. Allora, sì, preferisco un po' di più il modello, però comunque, insomma, è un bel Pokémon. Allora, Graveyard. Graveyard che penso derivi da grave, quindi tomba. Vabbè, leggiamo un attimo la descrizione. Con le sue potenti mandibole può frantumare le ossa, perciò anche solo un morso di Graveyard può essere grave. Ok, hanno fatto il gioco di parole con grave, quindi grave, va bene. Categoria Pokémon Cantasma, tipo spettro, abilità raccolta, che è già vista come abilità. Si nasconde sottoterra e salta fuori emettendo dei versi inquietanti. Solitamente Graveyard si muove appena e se ne sta tranquillo sottoterra. Fa sbucare dal terreno solo la parte superiore della testa, sulla cui cima accende una lume spettrale, nella speranza di attirare l'attenzione dei passanti. Quando qualcuno finalmente gli si avvicina, Graveyard salta fuori emettendo un verso inquietante che intimorirebbe anche gli animi più audaci. Tuttavia, non sembra farlo con cattive intenzioni. Soffre la solitudine, bellino, e si affeziona facilmente, ma attenzione a non giocarci troppo insieme. Graveyard è un Pokémon così amichevole e affettuoso che se gli rivolge anche la più piccola attenzione è talmente felice di iniziarti a seguire ovunque tu vada. Ok. Rispetto agli altri Pokémon che abitano la regione di Paldea, è noto per essere particolarmente socievole. Tuttavia Graveyard assorbe lentamente e inavvertitamente le energie vitali di coloro che si trovano nelle sue vicinanze. Minchia. Ah, ecco perché la tizia era svenuta. Ecco perché si è stancata, ok? Perciò è meglio non trascorrere troppo tempo a giocarci insieme. Ragazzi, è vero molto figo come Pokémon. Molto semplice anche. Non ha un design troppo complesso. È particolare il fatto che comunque ci abbia sta candela in testa e non ha gli occhi. Quindi mi ricorda Piloswine, quindi magari in una sua evoluzione futura può mostrare gli occhi inferociti, incattiviti, eccetera. Perché sì, penso che lui abbia invece evoluzione. Sì, ragazzi, deriva da tomba o addirittura probabilmente da cimitero, perché cimitero in teoria dovrebbe essere cemetery, no, graveyard, scusa, non è graveyard, cimitero, dovrebbe essere, esatto, cimitero, quindi magari potrebbe derivare proprio da cimitero, un po' storpiato, però io ipotizzo più da tomba, quindi grave, normalmente. Sì, ovviamente un po' storpiato il nome all'inizio perché questo è grave, quindi grave, invece quello è grave. Quindi sì, dovrebbe derivare da questo, però penso che derivi da qualcos'altro. Forse, non lo so, andiamo a cercare una razza di cane. Sembra un barboncino, una sorta di barboncino, però io non è che sia molto avvezzo a sapere le razze di cani, eh. Cane da pastore di Brie. Mi sa di sì, Mi sa di sì, ragazzi, perché ci assomiglia. Cane da pastore di Brie, anche conosciuto come Berger de Brie o Briard. Mi sa di sì. Graveyard, Briard, sì. Potrebbe derivare da grave, tomba o cimitero più Briard, visto che ragazzi, sì, ragazzi, è identico. I ragazzi, sì. Cioè, oddio, identico. Graveyard c'ha più lunghi capelli. Sì, però dovrebbe derivare da questo, ragazzi. Dovrebbe derivare da questo. Vabbè. Ok, buono a sapersi. Mi diverto anche a trovare ste robe per imparare meglio i nomi dei Pokémon nuovi, più che altro. Non so se ci saranno altri trailer. Penso di sì, vedendo magari l'andazzo nel rivelare piccoli Pokémon un po' alla volta. Non lo so. Ovviamente, se ci saranno nuovi trailer, vi porterò un video al riguardo. Quindi, ragazzi, cosa vi aspetto tantissimo. Questo video è piaciuto. Se così è stato, ragazzi, sapete cosa fare. Lasciate tantissimo like in su. Commentate, condividete. Ci vediamo al prossimo video. Attivate la campanella prima di aggiornati appunto sui feed di video, seguitevi i community prima di aggiornati sulla programmazione, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, e così ragazzi, arrivederci.